Adesso avete trovato la nuova app Instagram, TikTok, TikTok, TikTok. Cazzeggiate, stronzeggiate. Dovreste in questo periodo di quarantena, speriamo che finisca venerdì, dovreste guardare dei buoni film. Poiché io sono il Joker, Marino si tiene sempre in forma perché ha la mente sveglia, reattiva ed è un uomo combattivo. Allora sto riguardando, poi vi leggerò un pezzo con tutti i miei vocalizzi, cambiamenti di inflessione, di intonazione. Sto riguardando The Irishman di Martin Scorsese, film candidato a 10 premi Oscar, non ne vinse manco uno. Fra l'altro De Niro fu snobbato ai Golden Globe, agli Screen Actors Gold Awards e anche agli Academy Awards, cioè gli Oscar. Questa mi pare veramente una vergogna, un'ingiustizia. Oserei dire una scabrosità, uno scandalo. Un film che io acclamai quando vidi, metterò la recensione qui sotto nella descrizione. Le rondini, gli usignoli cinguettano e cantano. E poi ridimensionai. Ieri sera lo rividi quasi tutto integralmente. E ancora voglio magnificarlo, esaltarlo, perché mi ricordò delle atmosfere nostalgiche, forse perdute in questo mondo ormai sbiadito nella perversità, nella perdizione di voi poveri cazzoni che gigioneggiate credendovi grandi attori come De Niro, Pacino o Pesci addirittura. E in verità vi dico che dovreste prendere coscienza in maniera inaudita delle vostre vite miserrime. Il Joker Marino, ma direi di partire con un'esibizione canora. Sì. Io sono l'Elvis Presley reincarnato, rinato, risuscitato. Un uomo monumentale, forse uno stupido abissale, totale. Non voglio mostrarvi un nudo integrale. Lì, chi è che passeggia? La madre col figlio. Non si può andare in giro però, Sì. Sono l'Elvis Presley. Se Nicolas Cage nel finale di Wild at Heart, Cuore selvaggio, cantò la mitica Love Me, Tender, Love Me Too, io voglio cantare In the Still of the Night. Entriamo, perché qui c'è il sole, però fa freddo oggi, fa molto freddo. Sì. Genius pop, eh sì. Ma lei è veramente il genius? No, sono il genius pop, che è una cosa diversa. Ok, entriamo. Placidamente ci accomodiamo e ora cantiamo. Un film che va celebrato, decantato. In the Still of the Night. Dei Five Satins, sì, il grande Santini, sì. Robert Duvall fu sconfitto, no, fu sconfitto da Robert De Niro di Toro Scatenato, quell'edizione degli Oscar in cui furono candidati anche John Hurt, Elephant Man, e Peter O'Toole. Vi ricordate per quale film? Andate a cercare la clip. E adesso, dopo il cielo fuori dalla stanza, il cielo in una stanza, canzone meravigliosa che risuona in quei bravi ragazzi, Goodfellas, ve lo ricordate? Quello sono io questo. Il tempo passa, quello è il pupo siciliano. Il tempo passa per voi. Voi invecchiate nel cervello, nella mente, nell'anima e nel cuore. Quello è un cane, quello è Bob De Niro, è ovvio. Direi di cantare con questa canzone molto bella, che scocca, diciamo, scandisce i titoli di coda di questo film straordinario. Non è come le vostre cazzate TikTok di Deck e quell'altro Fedez, J-Ax. Watching you. Ok, partiamo con i Five Satin, Satin, in the Still of the Night.
Tra l'altro la colonna sonora che comunque è firmata da Robbie Robertson, non da Ennio Morricone, è un pezzo, diciamo, il pezzo conclusivo di questa magnifica super fig película, no? Ok, scusate, devo accendere le casse. Voi non vi riaccenderete mai, voi siete spenti dalla rush, siete degli zombie. Invece sono favolista infantile, sì. Tutti i giochini, Topolino, Paperino. Io viaggio nella fantasia. Vi tengo d'occhio, Volpini. Ok, questo è un pezzo molto difficile. Non so che cosa succederà. Partiamo un attimo, devo sincronizzare tutto. Un attimo, dove è andato il mouse? A proposito, Topolino, eccolo qui. Dove è andato? Scusate. Perso il top. Lei è morto il gatto? Vabbè. Avete una vita da cane? Passiamo però. Scooby-Doo, I'll never let you go in the still of the night. Still of the night. I remember when I remained, the stars were bright above. I to keep your precious love well before another night. Hold me again, hold your mind, night, night. Facciamo, è bellissima, bellissima. Masterpiece. Questo confronto scontro epico, come è già venuto in sfida senza regole Righteous Kill di John Avnet? No. Il Padrino parte seconda? No. Inizia la sfida di Michael Mann? No. The Irishman. E qui gigioneggio come il grande Al Pacino, con la voce di Giannini. Adriano, no, Giancarlo.
Sindacato. Va bene, partiamo da questo e cerca di capire bene le cose. Senti, alcune persone. Alcune persone. Non io. Ma alcune persone. Altre persone. Sono preoccupato. Alcune persone, non io, credono che forse. Che forse stai dimostrando una mancanza. Stai dimostrando una mancanza di gratitudine. Leo Gullotti. Non dimostro gratitudine. Esatto, secondo. Alcune persone. Secondo alcune persone. Per 5 stramaledetti anni. Sì, è vero. 5 fottuti anni. Non ho fatto un solo nome, cazzo. Cazzo. Ho fatto la cosa giusta. Sono stato ogni giorno con quel pidocchioso testa di cazzo del New Jersey a parlare della sua pensione e dei suoi problemi. E qui la scena commovente. Ci sei tu. Al di là ambizioso ci sei tu. Senti Frank, le cose si sono di nuovo incasinate con il nostro amico. Nostro amico. Alcune persone hanno seri problemi con lui. E a questo punto si tratta di pezzi grossi. Io so. Per favore, non vuoi correre il rischio. Ma quale rischio, Stoglami? Perché dovrei correre il rischio? Che è finita. Stanno dicendo che è finita. Sì, stronzate. Sono stronzate, Frank. Sto cercando di dirti una cosa. Sì, lo so. Mi stai dicendo che mi minacciano e che devo fare come dicono loro. Che è più di una minaccia. È la fine della corsa. La fine della corsa. È quello che è. È quello che se è. Fanno qualcosa a me, io faccio qualcosa a loro. Io so solo questo, no? È Natale? Quasi. Neanche lo sapevo. Padre. Sì? Me lo fa un favore. Non chiude la porta del tutto. Mi piace, la lasci un po' aperta. Ok. Adesso passiamo al pezzo falotico, tutti i miei valizi, ecco. The Irishman, tratto dal libro di Charles Brown, chiudiamo qui. Allora, quali film vedeste durante la quarantena? Spero finalmente il vostro, anche il mio, avere la mia età e non rendersene conto. È un pezzo molto spiritoso, goliardico, è un tratto da una storia vera, cioè la mia. Sì, forse ebbe ragione John Lennon quando disse che la gente la dovrebbe finire di guardare film ammirando le storie altrui. Eh sì, come mi contraddico, sì. Dovrebbe più che altro occuparsi delle sue stories su Instagram. Poiché pure queste sono magnificazioni, pure. Che mangiate stasera per cena? Domenica, pure? Delle patate al forno? Sì. Pure queste sono magnificazioni di esistenze spesso insulse che compensano i vuoti interiori in selfie autocelebrativi in cui molte donne mostrano solo i posteriori. Nel mio nuovissimo libro, già disponibile in ebook, domani darò forse il visto di stampi per cartaceo, no? La vertigine del lieve crepuscolo, rielaborazione della donna che visse due volte di Hitchcock, svetta il fondo schiena di una donna molto bella, ma ovviamente il progetto è a più ampio raggio e profuma d'artistico puro. Ho detto ciò nella mia vita anteriore, parecchie volte l'ho preso in quel posto. Eh sì. Mi pare doveroso e sacrosanto sano sentenziarlo e affermarlo a scanso di equivoci. Ok? Senza se e senza ma qui si ammette la verità. Poiché onestamente non posso rinnegare che fu un periodo nel quale rischiai esistenzialmente di annegare, affogando nell'abisso della mia depressione anale. Non azzardatevi a togliere una N. Poiché a nuoto con la N di nautico, rimasi miracolosamente a galla, e sebbene mamma inai, cantando anche la mer, già mai del tutto mi ramaricai.
Futuai, a fatica, nelle profondità più nere del Oh mare nero, mare nero, mare di Battisti, mari splendenti, di nuovo Battistero, no. Malgrado molte patenti da inetto, quello è un inetto, non è capace di fare un cazzo, ricevetti. Mi diede lo spesso del poveretto, ma sinceramente fui solo provato. Le provarono tutte, ma io sono come Ercole, e sono anche come Asterix, le 12 fatiche. Nessuno può battermi. Detto questo, alletto subito la tensione con una battuta che mette la culina in bocca. Pura faloticata in stile Woody Allen, perché io so sdrammatizzare ogni calarmi, le brache, i boxer. Se invece una bella donna si toglie la gonna, è tutto un decollare, colare. Sì. Io so tirare sul morale dopo tante more, no male, no mare. Perché fra il dire e il fare, appunto, c'è di mezzo. Non lo so, che c'è di mezzo? Spingendo sul pedalò in una vita riaccesosi di memorabile falò, di falò memorabile. Ho voluto scrivere così, senza rima e senza un cazzo. Allora, la battuta è questa. Ricordate, da me coniata ieri pomeriggio, in un momento di genius pop. Allora, la vita è appesa a un filo. Io spero sempre che sia il filo della gonna di Charlize Theron nello spot Martini di tanti anni fa. Ha! Ha! In questi passati giorni assai cupi in cui tutti noi sprofondammo spaventati, rividi molti film da me dimenticati, visionai film già mai da me da prima considerati. Insomma, mai cagati. Così come io, rendendomi invisibile, fui soventemente malvisto e accecato dalla sordità di chi non volle starmi a sentire, di conseguenza sottovalutandomi, molte pellicole da me sottostimate io riapprezzai. Questo è un discorso inversamente proporzionale, le proporzioni, quelle è un nano, e quelle grande, ma grandi che? Sì, riabilitai e rivalutai sotto una nuova prospettiva. E qui sono anche Robbie Williams dell'attimo fuggente. Guardate la vita da una nuova ottica. Salite su questa scrivania, sul tavolo, e vedrete la vita come è Orson Welles di Quarto Potere, no? Ho ancora l'occhio vispo, sebbene non abbia mai imparato a guidare una Vespa, e la Vispa Teresa, con la sua erbetta, eh sì, perché quella si faceva le canne, credo che sia una poesiola per campagnole. Manca la rima baciata con il resto del pezzo, ma molte monelle non indossano nemmeno i due pezzi, e questo lo sa Tinto Brass. Sì, passai un calvario. Per colpa dello stress inaudito rischiai di diventare calvo, ma io amo Italo Calvino e sarò. Non sarò mai né un visconte dimezzato né un mezzadro. Mi do delle arie, nonostante non è che si possa uscire molto. Comunque, faceva freddo, eh. E con la mascherina sul viso stiamo soffocando più di Darth Vader. Insomma, questa vita fa cagare. Dobbiamo andare lì e pulire tutto il water di Star Wars, Guerre Stellari. Sì, ma io sono forse Batman, e se un uomo viene picchiato da dei bulli, che si credono più belli, soltanto perché è asmatico, io con tali impostori non sarò empatico. Schizzeranno botte ematiche, ematiche, ematomi, diciamo. Oh, Emma Thompson. Emma Thompson. È un pezzo un po' alla Kenneth Branagh, essere o non essere all'Hamlet, no? Allora, a volte faccio il Joker, quasi sempre, ma finisce lì, eh? Riguardate Blade Runner e giudicate giustamente la ragazza nella nebbia, ridimensionandolo subito. Non è dai colpi di scena iosa che un film possa considerarsi capolavoro, e non è da una vita che per molto tempo non fu rosea che si giudica una sposa. E dopo vi parlerò appunto di Kill Bill. Soltanto, allora, no, soltanto l'anno scorso credo di aver preso coscienza della mia reale età anagrafica. Ma non mi rispecchia nella maniera più totale. Allora, poiché girovagai come Spider di Cronenberg, fra ricordi e frattaglie mnemoniche, riesumai dal mio stesso credermi già cadavere, quindi reputarmi stesso. Furono Strange Days, alla Catherine Bigelow, amici, giorni nei quali capii di essere anche Ralph Fiennes, Robert De Niro, no, Lenny Nero. Scritto però così, Nero, insomma, furono proprio giornate nere. E devo essere tremendamente sincero. Spudoratamente spellandomi, e sì, devo dichiarare la verità, il tempo è fuggevole. E credo che uno dei compiti primari del cinema sia rimembrarlo e delucubrarvi in merito secondo la nostra visione, spezzettandolo in frammenti, segmentandolo. Se non lo confidai a nessuno, ma nel 2003 circa, dopo essere stato praticamente miracolato, prima ancora di sverginarmi, verbo che aborro, peraltro come direbbe Giampiero Mughini, incontrando una ragazza che forse incontrò me, passai alcune notti a gironzolare in un parchetto dalle parti di casa mia, situato per l'esattezza in via Cucchi. Al centro di esso si staglia uno stagno, no, prominente un gazebo. E lì spesso vanno a correre delle bellissime donne, delle gazzelle, delle giraffe forse, no? Le gazzelle sono quelle della polizia che, se voi uscite, vi arrestano e fanno la multa, non si può uscire. In quelle nottate, nelle quali forse qualcuno mi scambiò per un poco di buono, per uno spacciatore, ricordai tutto. E fui perfino chiaroveggente, probabilmente come Christopher Walker della Zona Morta, no? C'è anche la scena del gazebo, no? Dopo la mia sorta, comunque in quel parchetto lì ci sono dei pezzi di sorca,
delle fighe che quando corrono. Manteniamo un contegno, chiaro? Ecco. Un attore classico recita così. Dopo la mia sorta di coma letargico da risveglio di Penny Marshall, con De Niro e Robbie Williams, rinascendo riacquisii un dono. The Gift. Ma non mi interessa se mi prendiate per ciarlatano buffone, non sono certamente uno stregone. Ma troppe cose, lo si spiega nella mia storia. E sicuramente deve esservi stato qualche angelo, un furbo, malevolo, bastardo, demonio. Il diavolo probabilmente come il titolo omonimo di un grande film di Bresson, no? Bresson, nel senso. L'apatia, la rinuncia alla vita, la spiritualità metafisica. Che cosa ben diversa dall'essere tacciati... essere sfacciato. Io sono sfacciato, se sono sfacciato. No, tacciati facilmente per sfigati o azzoppati, anche se Walken nel suddetto film di Cronenberg ha detto Cronenberg con la Y. Zoppolo è, lo fu. Mica però è quello di New Rose Hotel. Un antico comunissimo proverbio sostiene, secondo me in maniera erronea, che chi cammini con uno zoppo, impari a zoppicare. Se tu invece frequenti solo delle persone ignoranti, non imparerai mai a usare il congiuntivo. È una cosa diversa. Voglio qui smentirlo completamente. Come vi dissi, i miei ultimi anni, bando alle ciance, non furono affatto una passeggiata perfetta. Titolo del mio primissimo libro, edito dalla Joker Edizioni, di 9 ligure. Sì, controllate, digitate e vedrete che così è. Vedete che fui involontariamente profetico? Conobbi un sacco di gente cosiddetta storta. Perfino una ragazza prima di quella citata, vi sopra, che come se citò, conosciuta per caso, punto. Ok, andammo a vedere assieme Kill Bill volume 1, non vi dico stronzate, era proprio quando è uscito quel film nel 2003, prima di incontrare quell'altro che... Alla fine della produzione, della incursione, della proiezione, mi chiese lei se avessi voluto, insomma, se volessi accompagnarla a casa. L'accompagnai mettendo su un CD dei Chemical Brothers, che danno la spinta, spingono questi, o questi spingono, però io non spinsi molto. Lei, entrati che fummo nella sua abitazione, mi disse non tanto innocentemente che i suoi genitori stavano dormendo. Mi domandò con estrema gentilezza e qualche vampata bollente se desiderassi un caffè. Con enorme incoscienza le risposi che l'avrei voluto macchiato caldo. Lei scoppiò a ridere, poi aggiunse: in effetti qui fa caldo, sta venendo già su. Bene, lei... Oddio, che cazzo è successo? Ma com'è che fa così? Oh? È schizzato tutto. Bene, lei me la servì. No, me lo servì al dente. E lo succhiò al dente. Finito che ebbe di berlo, o lei, finito che ebbe di quelle ingoie, la salutai dicendole, si è fatto tardi, devo tornare a casa per dormire. Lei è distrutta, mi urlò. Credo che tu stia schizzando. No, scherzando. Non farmi scherzi da prete, eh? Dai, su, vieni qui. Me ne andai invece lasciandola riscaldata, nonostante non è vero che lì fosse caldo. Faceva molto freddo, come fuori. Questa fu la mia prima imbarazzante figura del cazzo, come suol dire, che feci. Comunque mi rifece. E come detto, un'altra ragazza mi fece. Non so come avvenne, ma venne. Sì. Uscì, comunque. Comunque non fate parlare di cazzate, torniamo a fare seri. Non è vero che frequentando gli storti, qui c'è nella O chiusa, aperto, so io che dovrebbe essere, frequentando gli storti si diventa storpi, ok. Conobbi recentemente molta gente fuori di testa, gente che è giudicata precipitativamente, come valente niente, quindi semi invalida nel cervello, passa tutte le ore delle sue giornate a rimpiangere sul latte versato. Riconobbi nelle loro apparenti debolezze sì un non so che di umanamente stupefacente. E forse credo che sia giusto che io continui ad amare il cinema. Ok? Poiché un po' come Frank Sheeran, De Niro di The Irishman, il segreto che non è quella, insomma, non è quella telenovela seguita da voi, giovani già rincoglioniti e vecchi più rimbambiti. Ecco, dei vecchi che si vedono in The Irishman, che sono molto lucidi, soprattutto questo figlio di Zoccolona che è Joe Pesce. Il segreto deve rimanere chiuso in me. La Turandò, il mio segreto, vincerò. Ma che vincerà? Non vincerà niente se continua a fare quelle storie su Instagram, TikTok. Ma non sa ballare neanche il tap. Ora, Alessio Boni è un bravo attore. Che c'entra Alessio? C'entra. Fra gli interpreti della meglio gioventù e di quando sei nato non puoi più nasconderti. Anche arrivederci, amore, ciao. Basta, sti film. E anche bello, ma siamo sicuri. Ma siamo sicuri che sia bello. Bello, quasi bello. Ma tornando a The Irishman, se non è il film che noi tutti aspettavamo da una vita, forse ci deluse. Voi deluse, me no.
Ma lo sto rivedendo di continuo. Loop, 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 loop. Io sono il lupo, è ovvio. De Niro avrebbe meritato la candidatura agli Oscar. Diventa difficile qui. Oggi questo Mouse, ecco. Ed è un film che mi rievoca nostalgie lontane, che credetti per sempre fossero terminate. Invece la vita nel bene o nel male, e anche nel mare, va avanti e questo è quanto. Anzi no, ripeto, non piangete sul latte versato. Rimpiangete semmai il caffè macchiato, caldo, lasciato raffreddare, lasciato fermentare, solamente in ebollizione. Io ho detto tutto. Eh sì, ho detto tutto. E questo sono io. Il tempo passa per voi, per me no. Voi invecchiate, io ringiovanisco. Questo sono io. E questo sono sempre io, diciamo. Guardate che faccio da cubo. Questa foto l'ha messa anche. Maronna, no! Questo sono io, voi non siete nessuno, chiaro? Quindi adesso. Levatevi dai coglioni e finite di rompere il cazzo a Cinius Pop, il più grande uomo della sordicia. Un uomo che sa il falò suo, signora. Remember, io ricordo tutto, siete voi che soffrite di amnesia. Avete delle perdite di memoria? Neanche delle perdite so io. Che bel panorama che c'è qui oggi. Qui siamo a Beverly Hills, eh? Stiamo scherzando? Siamo a Mulholland Drive. Guarda qui. E ho detto tutto.